subito la parola al prossimo relatore. Mi riallaccio a una persona a cui ha fatto riferimento nel suo intervento, che è Umberto Mormile, la cui storia si inserisce nel quadro di accordi al di fuori di qualsivoglia regolamentazione che sono avvenuti nelle carceri fra amministrazione penitenziaria e servizi segreti. Umberto Mormile era un educatore carcerario che potrebbe definirsi l'incarnazione dell'applicazione del principio che all'articolo 27 la Costituzione sancisce a proposito della funzione e del principio di rieducazione della pena. Umberto Mormile non ha potuto proseguire il suo lavoro all'interno del carcere poiché è stato assassinato l'11 aprile del 1990, la sua uccisione è stata oggetto di depistaggi, la sua figura è stata infangata e diffamata dopo la sua morte. Io quindi lascerei subito la parola a Stefano, che è fratello di Umberto, e gli chiederei qual è stata l'evoluzione delle indagini che hanno riguardato il suo assassinio e quali sono le ragioni che stanno a monte della sua uccisione. Il microfono, Stefano. Grazie Giorgia, buonasera a tutti. Prima di parlare di Umberto, un ricordo indiretto di Giovanni Falcone. Allora, io lavoro nella giustizia e da qualche mese, concomitanza proprio con l'esplosione della pandemia, mi sono trasferito a Via Renola, esattamente al quarto piano. Al Dipartimento degli Affari di Giustizia, il quale fa parte anche la Direzione degli Affari Penali, dove Giovanni Falcone ha lavorato purtroppo per troppo poco tempo. E confesso che appena ho l'occasione, mi concedo delle piccole pause, magari vado a bere un caffè da solo, sul balcone che affaccio su Via Renola, sui tetti di Roma. Il balcone di Giovanni Falcone, insomma, sperando che ancora sia impregnato del ricordo di Giovanni, ma soprattutto dei suoi insegnamenti, insomma. E avrebbero fatto bene a frequentare quegli ambienti, sperando di venirne contaminati positivamente anche altri personaggi, mi riferisco a Balbi, ad altri che invece hanno, come sapete, insomma, sono stati protagonisti di vicende completamente differenti. Detto questo, una battuta per stemperare un po' il clima teso. Me la ispira proprio Fabio, che ha raccontato di questi scambi epistolari veramente gravi, inauditi, che non conoscevo. È stata una sorpresa anche per me. Però a questo punto mi viene spontaneo pensare che viste questi scambi fitti tra boss, viste queste comunicazioni, queste frequentazioni, forse avevano ragione a dire che c'avevano un grosso rischio di contagio anche i detenuti al 41 bis, insomma, perché se frequentavano con gli altri 41 bis poi alla fine, no? Quindi scherzi a parte e mi immergo, non mi sottraggo, parlo di Umberto, lo faccio volentieri, perché per me ogni occasione è utile per ricordarlo e per ricordarlo agli altri, perché più siamo a conoscere la storia di Umberto e anche altre storie, e più c'è speranza di avere presto qualche spiraglio di giustizia vera, perché sono passati 30 anni, no, l'uccisione di Umberto Mormile ancora ha una verità parziale. Faccio un rapido excursus sulla storia, praticamente. Dobbiamo fare un salto di 30 anni. 30 anni fa, è l'11 di aprile del 1990, è mattina, Umberto si sta recando a lavoro in auto sulla statale Carpiano-Melegnano. C'è traffico come tutte le mattine, è incolonnato, è fermo a un semaforo, nemmeno si accorge di essere affiancato da una onda.
ci sono due motociclisti col casco integrale, quello, il passeggero di dietro scende, estrae una pistola e, a distanza ravvicinata praticamente sul vetro, esplode, gli esplode addosso l'intero caricatore. Sei colpi che vanno tutti a segno. Finisce lì la vita di Umberto, ha 37 anni, anzi per essere precisi ha 36 anni e mezzo, perché 37 li avrebbe compiuti il 15 di settembre di quel 1990. E senza una ragione evidente, apparente. Partono le indagini e anche perché insomma bisogna capire perché è stato ucciso quell'educatore. Allora, gli assassini ovviamente spariscono nel nulla, pochi testimoni hanno assistito alla scena, ma hanno visto solamente due uomini senza volto, mascherati dal casco integrale. La moto viene ritrovata di lì a poco, il giorno dopo forse, ma è rubata ovviamente, quindi non fornisce nessun utile indizio. Partono le indagini, il titolare della procura di Lodi, diciamo che anche l'investigatore più sprovveduto avrebbe, Umberto ovviamente, come hai ricordato tu, Giorgio, fa l'educatore carcerario, ha opera a Milano, ha esperienza, è bravo, è stimato, è un punto di riferimento all'interno del carcere, ma non solo del carcere, anche dell'amministrazione, all'interno dell'amministrazione. E quindi le indagini è gioco forza che si debbano rivolgere all'ambiente dove, prioritariamente all'ambiente dove Umberto lavorava. Quindi il titolare dell'indagine è il sostituto procuratore Carlo Cardi, che non è uno sprovveduto, infatti concentra l'attenzione, pur non trascurando nessuna pista, nessuna traccia, concentra l'attenzione sul carcere. E lì inizia il primo la prima difesa, cioè voglio dire, Cardi è bravo, si muove con tempestività, sa anche che come regola di un investigatore il tempo è fondamentale, perché più passa il tempo più il ricordo delle svanisce o comunque le occasioni di ricordare vengono meno, di testimonio, di chi può fornire delle utili indicazioni. Si muove. Ma più bravi di lui, o perlomeno meglio organizzati di lui, sono gli assassini, in senso lato, che subito frappongono tra Cardi e le indagini e la verità una barriera che è fatta di tante cose. La prima barriera arriva con una rivendicazione il giorno stesso all'Ansa di Bologna, in cui una rivendicazione a nome della Francia Armata Carceraria, che rivendica l'omicidio di Umberto come fosse un'azione di tipo politico, di tipo terroristico. Poi, come ha ricordato anche Giovanni Spinosa, che probabilmente riprenderà dopo l'argomento, quella sigla della Francia Armata Carceraria accompagnerà drammaticamente, tragicamente le vicende di questo paese, che attraverserà fino al 94, insomma. Però intanto la prima barriera, il primo depistaggio è la rivendicazione di stampo terroristico. Ma non basta, ovviamente, perché Cardi insiste, si muove all'interno, cerca di acquisire informazioni. Allora, secondo ostacolo lo frappone proprio il carcere. Il carcere non fornisce informazioni, non collabora quasi nessuno. È costretto a farlo, lo fa in maniera molto, molto marginale, molto distratta. In più, e questa è un'informazione che nemmeno viene data agli inquirenti, vengono trasferiti una mezza dozzina di agenti di polizia penitenziaria e una ventina di detenuti. E questo all'indomani dell'uccisione, dell'omicidio, perché magari non sanno nulla, però chissà. Potrebbero aver sentito, potrebbero fornire qualche utile indicazione. Terzo, che non posso assolutamente affermare con certezza trattasi di azione mirata,
è il trasferimento di Gardi stesso, di Gardi del capitano dei carabinieri Bossone, Davide Bossone, che collaborava con Gardi per lo svolgimento delle indagini. Insomma, a giugno, quindi a pochi mesi dall'omicidio, questa inchiesta viene sottratta a Gardi, che si stava muovendo con un certo dinamismo, con una certa lena, e viene affidato a questo punto a nuovi sostituti procuratori appena assunti, quindi decisamente poco esperti, poco adusi a muoversi, soprattutto in un ambiente così complicato, così complesso e così misterioso come il carcere. A quel punto l'inchiesta di fatto muore, viene affossata, anche se, a dire la verità, a continuare imperterrita e con tenacia le indagini è la compagna di Umberto, che è Armida Miserere, direttrice carceraria anch'ella, è molto esperta, è una criminologa, non si è mai rassegnata, anzi, dall'uccisione del suo compagno alla ricerca della verità è diventata per lei la nuova ragione di vita. Non si rassegna, acquisisce elementi, indizi, e inonda la procura di Lodi di documenti, ipotesi, mappe criminali e così via, ovviamente inascoltata. Nessuno la prende in considerazione, perché nessuno vuole sporcarsi le mani, nessuno vuole avvicinarsi a quel mondo ostile, a quel mondo terribile che sono le carceri. E quindi di fatto passano gli anni, 4 per la precisione, e poi quello che sembrava ormai un'inchiesta che sembrava avvitarsi sul nulla, invece in maniera disperata trova nuova linfa, perché a Milano, siamo nel 94, si sta chiudendo una maxi inchiesta denominata Nord-Sud, che sta scoperchiando anni e anni di infiltrazione mafiosa, di infiltrazione criminale nella Lombardia, e ha portato alla sbarra una centinaia e centinaia di dranghetisti, mafiosi e criminali, e un pentito, Saverio Morabito, che forse è il primo pentito di 'ndrangheta in assoluto, perché sappiamo che la 'ndrangheta è molto più granitica, molto più chiusa tra tutte le organizzazioni criminali, si pente e comincia a raccontare molte vicende che infatti hanno aiutato gli investigatori a trovare molte risposte di quel fenomeno criminale in Lombardia. Tra le tante cose che racconta anche dell'omicidio di Umberto. Lo racconta indirettamente perché non ne ha contezza diretta, ma comunque associa l'omicidio di Umberto ai fratelli Papalia. Questo basta alla procura di Milano per annettersi, per avocare l'inchiesta da Lodi, viene trasferita a Milano. A questo punto c'è una nuova speranza, finalmente gli investigatori cominceranno a ficcare il naso di nuovo dentro il carcere. Qualcuno, magari noi familiari, Armida, io, mia sorella, abbiamo sperato, dice, finalmente adesso non possono più sottrarsi a cercare la verità, devono interrogare, devono scoprire perché questi fratelli di Papalia ce l'avevano così tanto con Umberto, tanto da decidere la morte. Quindi, invece, come al solito, arriva la controffensiva, c'è il colpo di teatro, nel senso che arriva un nuovo pentito, si staglia all'orizzonte. Fermi tutti, sono stato io. Parla Antonio Schettini. Sono stato io ad uccidere Umberto Mormire, a sparare Umberto Mormire. Non solo, racconta pure che a guidare la moto era Tonino Cuzzola. E perché? La domanda degli investigatori rivolta a questo nuovo incredibile pentito. Perché è stato ucciso Umberto Mormire? Perché era un corrotto. Sono le parole di Schettini. Umberto era un corrotto, era libro paga dei fratelli Papalia, sin dai tempi di quando si sono conosciuti a Parma, dove Umberto lavorava
precedentemente a opera, di opera. E era libro paga, lo pagavano, e lui ricambiava concedendo permessi premi, soprattutto a Domenico Paparino. Era un connubio che era andato avanti e pensavano di ripristinarlo adesso che c'era. Si erano ritrovati, almeno Domenico Paparia, si erano ritrovati ad opera, tant'è vero che, parole sempre di questo pentito, di Spettini, dell'assassino di Umberto, tant'è che avevano comprato anche questa volta i favori di Umberto, gli avevano dato 30 milioni di lire, badate bene che all'epoca, siamo nel 1990, erano cifre abbastanza importanti, 30 milioni forse era più dello stipendio annuale di Umberto, forse erano 2 anni di stipendio di Umberto, insomma. Quindi, e comunque gli avevano dato 30 milioni affinché anche in questa circostanza Umberto si prodigasse per concedere un permesso premio a Domenico Paparia. Fatto sta che all'ultimo momento Umberto non aveva mantenuto la parola, non aveva concesso quello che aveva promesso, Domenico Paparino non è andato in permesso, e loro si erano rivendicati uccidendo Umberto per punirlo. A questo punto era evidente che occorreva fare dei riscontri, anche perché non solo i riscontri sui pentiti sono, credo, obbligatori, sono dovuti, sono necessari riscontrare le parole. In talune circostanze non era nemmeno difficile farlo, la situazione patrimoniale non era difficile accertata, voglio dire, come anche altre circostanze raccontate dallo stesso Schettini. Ma nella fattispecie il pentito in questione era già noto, era già conosciuto come un depistatore di professioni, come un inquinatore di prove, di circostanze. Schettini, infatti, e questo è anche verità giudiziale, in altri processi è emerso con chiarezza ed è contenuto pure nei dispositivi. Schettini inventava e raccontava delle storie utili ad aggiustare posizioni del piano di propria appartenenza, insomma. Quindi, inoltre, era anche una persona nell'orbita dei servizi segreti, anche lui collaborava e forniva informazioni e si prestava anche ad ulteriori depistaggi. Quindi, oltre ad essere obbligatorio un riscontro alle dichiarazioni di un pentito, in questo caso era addirittura necessario, era evidente che andassero fatte. Invece, per gli inquirenti, le parole di Schettini furono prese per oro colato. Per loro a questo punto si saldava una situazione abbastanza evidente. C'era l'assassino, c'era chi guidava la moto, quindi c'erano i colpevoli. C'era il mandante, Antonio Paparia, nelle dichiarazioni di Schettini, oltretutto proprio per tenere fede alla sua capacità di aiutare e di depistare e di coprire alcune responsabilità, le parole di Schettini avevano comunque salvato Domenico Paparia, perché tutta l'azione, anche se era a beneficio di Domenico Paparia, nelle parole di Schettini erano state fatte a sua insaputa. A sua insaputa aveva fatto tutto il fratello Domenico Paparia, Antonio Paparia, scusate. Quindi, gli investigatori, malgrado tutte queste evidenze e malgrado tutte queste raccomandazioni, presero però la colata, perché comunque l'obiettivo era raggiunto. Avevano gli assassini, avevano il mandante, Antonio Paparia, avevano il movente, era un corrotto. Cosa chiedere di più? Partita chiusa, quindi emisero la sentenza di primo grado, che paradossalmente mandò assolto pure Cuzzola, perché poi alla fine Schettini, non ripeté in aula, si avvalse della facoltà di non rispondere in aula, e quindi non furono potute chiudersi le prove, le sue testimonianze non si potevano saldare con la testimonianza resa in aula. E quindi alla fine del processo fu condannato lui stesso, che però per effetto dei benefici
della legge del pentitismo fu una pena lieve, e fu condannato Antonio Papalia come mandante. Armida Miserere, non ve lo sto raccontare io stesso, ovviamente, l'indignazione, la rabbia e l'impotenza davanti a questa, ma non smise mai comunque di lottare, fino a quando ebbe forza e ebbe vita. Armida Miserere si uccise nel 2003, nell'aprile del 2003, o come si sospetta da qualcuno, fu aiutata ad uccidersi, a suicidarsi, e non ebbe la fortuna di ascoltare invece l'evoluzione di quella l'evoluzione giudiziaria di quella vicenda, nel senso che dopo le dichiarazioni palesemente artefatte di Schettini, ci fu una nuova testimonianza, questa volta quella di Antonino Cuzzola, il conducente della moto, che questa volta sì, genuinamente si pentì e raccontò la vera storia di quell'omicidio. Raccontò che confermò che a sparare era stato Schettini, confermò che a guidare la moto era stato lui, ma per il momento raccontò un film completamente differente. Disse che Umberto era tutt'altro che un corrotto, anzi, fu ucciso proprio perché testimone scomodo di incontri che avvenivano, di che aveva sicuramente assistito a Parma, ma che probabilmente si erano ripetuti anche ad Opera. Aveva assistito a incontri che avvenivano, aveva comunque intuito di questi incontri che avvenivano all'interno del carcere, incontri che si tenevano tra appartenenti ai servizi segreti che entravano in carcere, non venivano registrati, e in salette riservate parlavano con Domenico Papalia. Contenuti non si possono sapere, ovviamente, e dopodiché Domenico Papalia otteneva dei benefici carcerari. Un altro inciso, un altro elemento che è tranciante nella vicenda di Umberto e nelle motivazioni. Umberto era un educatore non concede permessi premi, non concede nessuna misura alternativa. A questo è proposto un magistrato di sorveglianza. Un educatore può al più scrivere una relazione favorevole al magistrato di sorveglianza, ma non può decidere di misure alternative, di permessi premi e di nessuna misura, insomma. Chiusa la parentesi. E quindi Cuzzola raccontò che Umberto fu ucciso per questa ragione, perché non rivelasse quello che non si poteva rivelare, perché questa pratica evidentemente è una pratica molto antica. Fabio ha ricordato gli episodi legati a Ciro Cirillo, legato a Aldo Moro, che sono ancora precedenti. È chiaro che qui siamo in le frequentazioni dei servizi all'interno delle carceri, evidentemente è un'abitudine che parte da lontano, parte da molto lontano, è un'abitudine che mantengono nel tempo e hanno perseverato in tutti questi anni, e chissà che ancora oggi non continui questo modo di fare assolutamente illegale. Anche perché stiamo parlando, appunto, diceva Fabio che il 41 bis serve a rendere impermeabile la comunicazione, le relazioni di boss mafiosi con l'esterno. Oltre alla corrispondenza, probabilmente, efficaci sono anche anelli di congiunzione, nel senso che se da una parte ci sono le carceri, dentro le carceri c'è un coacervo, c'è un concentrato, c'è una concentrazione di criminali e di poteri criminali, all'esterno c'è
ci sono poteri economici, poteri affaristici, poteri forti, l'anello di congiunzione potrebbero essere appunto coloro che con accordi illegali entrano ed escono dal carcere senza essere, che sono appunto i servizi segreti, gli apparati dello Stato, infedeli in questo caso, però poi cioè, noi abbiamo contezza, abbiamo notizie di alcune vicende, Umberto è una di quelle, Ciro Cirillo e il protocollo Farfalla emerso nel 2004, la convenzione emersa nel 2010, probabilmente altri accordi che sono ancora più recenti, che sono che risalgono al 2014-2015, sono solamente delle tracce, ma chissà quanti ce ne sono stati, che invece non sono emersi affatto, che sono stati soffocati, chiusi. Ecco perché sarebbe la... Scusa, io passo da un pezzo all'altro. Quello che ricordava Fabio, che sono le commissioni, il COPASI, che fa delle commissioni di inchiesta sui servizi, indaga e fa dei comunicati e mette delle relazioni che fanno rizzare i capelli perché contengono chiaramente che scoprono delle irregolarità, dei reati anche molto gravi, che però poi non approdano a nulla, non danno luogo a nulla. Cioè, un COPASI dovrebbe avere anche la funzione di censura, dovrebbe anche avere la funzione di cambiare lo stato di cosa, di mettere in atto un percorso virtuoso. Invece non succede nulla, no? Si dà quasi per scontato. È vero, fanno degli accordi vietati, commettono delle illegalità, commettono delle azioni contro legge, fanno degli omicidi o comunque danno il nulla osta perché si commettano degli omicidi, degli atti veramente efferati, però alla fine, chissà, forse lo fanno per la sicurezza nazionale, ma ce lo spiegassero qual è l'obiettivo, qual è l'approdo di queste strategie. Torniamo alla vicenda di Umberto, perché comunque ci ha avuto delle evoluzioni. Le parole di Cuzzola, malgrado sconfessassero clamorosamente quelle del precedente pentito di Schettini, andavano proprio nella direzione opposta, cioè dipingono, raccontano di un momento esattamente l'opposto. Quelle sì furono riscontrate dagli inquirenti, Cuzzola fu ritenuto attendibile, le sue parole furono ritenute veritiere. Nonostante ciò, il tribunale di secondo grado non ribaltò la sentenza di primo grado, non riabilitò Umberto come ci si aspettava, non aprì un fascicolo per notizie di reato, perché ovviamente se le parole di Cuzzola sono veritiere, sono riscontrate, sono ritenute attendibili, allora Cuzzola raccontò anche che la rivendicazione della Falange Armata fu disposta da Antonio Papalia, su imbeccato ovviamente dei servizi segreti, perché Antonio Papalia non aveva uno spessore culturale, aveva solo uno spessore criminale, non aveva uno spessore culturale per ipotizzare un comunicato di tipo politico. Quindi a quel punto gli inquirenti avrebbero dovuto aprire un fascicolo per scoprire chi erano gli 007 che entravano per fare i colloqui con Papalia, con Domenico Papalia. Dovevano aprire un fascicolo perché a quel punto la Falange Armata non era una banda di mitomani, di burloni, come era stata derubricata è frettolosamente accantonata in tutte le indagini che c'erano state in precedenza, ma era qualche cosa che andava indagato, investigato.
Piuttosto che aprire queste indagini, piuttosto che aprire questi fascicoli, la Corte d'Assise di Milano decise salomonicamente di accettare per buone tutte e due le dichiarazioni. Quindi nella sentenza trovano spazio, non si sa con quale acrobazia lessicale, trovano spazio sia le dichiarazioni di Schettini, che diceva Comberto era un corrotto, sia le dichiarazioni di Cuzzola, che diceva Comberto era incorruttibile. Era il motivo della, quindi in quella sentenza non è chiaro se Umberto fu ucciso perché corrotto oppure fu ucciso perché non si poteva corrompere. Quindi anche questo ha veramente del surreale in un paese che non vuole conoscere la verità. La verità però piano piano, troppo piano, troppo lentamente, perché ripeto sono passati 30 anni, 30 anni è veramente un tempo incredibilmente lungo, devastante, però a quelle dichiarazioni di Cozzola se ne sono aggiunti nel corso degli anni molte altre, in particolare concentrate in un'inchiesta che si sta di cui si sta celebrando il processo anche in questi giorni a Reggio Calabria. L'inchiesta si chiama 'Ndrangheta stragista, ovviamente si occupa di altri, però poi, come spesso accade in queste maxi inchieste, i personaggi criminali sono sempre gli stessi, e alcuni di questi personaggi criminali che sono imputati in quel processo stanno parlando anche dell'omicidio di Umberto Mormile, convergendo tutti quanti sulla stessa pista. Umberto fu ucciso perché era incorruttibile, non potevano comprarlo e dovevano eliminarlo perché non rivelasse quella pratica indecente dei servizi che entravano in carcere, parlavano, facevano accordi con i boss e poi uscivano indisturbati con vantaggi degli uni e degli altri. E quindi anche sulla scorta di queste dichiarazioni convergenti la DDA di Milano anche in questi giorni sta indagando, è da un anno che sta indagando, ha aperto un fascicolo di indagine per cercare di scoperchiare finalmente quel secondo livello che ritengo sia il più importante, perché non mi stancherò mai di dirlo, noi parliamo dell'uccisione di Umberto come una vittima di mafia, noi siamo parenti di vittime di mafia, Salvatore pure lo ripete molto spesso, come lo sto facendo io in questo momento. In realtà Umberto non è una vittima di mafia, non è solo di mafia, è anche vittima di mafia di Stato, perché se lo Stato permette tutto questo e perché i servizi sono apparati dello Stato, e gli organi di controllo, il COPASIR, il Parlamento, il governo che autorizza i segreti di Stato, sono organi dello Stato che dovrebbero tutelare tutti quanti noi. Se non sono in grado di tutelare tutti noi, anzi, spesso partecipa, si rende complice a omicidi, a stragi, a fatti criminosi, significa che anche lì si annida la mafia, soprattutto lì si annida la mafia. Grazie, non vorrei rubare troppo spazio, soprattutto al dibattito. Grazie.